Benvenuti a Scientificamente, il TG dello spazio e della scienza. La missione di Curiosity continua, il robottino della NASA altri 2 anni su Marte. In servizio permanente su Marte dal 2012, l'instancabile rover della NASA Curiosity si prepara ad altre scoperte grazie alla proroga di 2 anni alla sua missione. Il compito del robottino sarà quello di scalare il monte Sharp e poi recarsi in un'area dove un tempo trovavano posto i laghi marziani. L'obiettivo scientifico è duplice: da un lato l'esplorazione riguarderà un crinale ricoperto di ematite, dall'altro la ricerca e l'analisi di argille. La speranza è riuscire a capire, attraverso lo studio dei terreni del pianeta rosso, per quanto tempo si siano protratte le condizioni di umidità. Il nuovo biennio è ufficialmente iniziato lo scorso 1 ottobre. La colonizzazione di Marte del visionario Elon Musk. Il pianeta rosso rimane sotto i riflettori. Nei giorni scorsi il miliardario statunitense Elon Musk ha annunciato pubblicamente i suoi piani per la futura colonizzazione di Marte. Nel dettaglio, i viaggi verso il quarto pianeta del Sistema Solare poggeranno sulla tecnologia del futuro, che prevede la realizzazione di un lanciatore potentissimo e riutilizzabile in grado di mettere in orbita delle astronavi tanto grandi da contenere decine o forse centinaia di persone. L'idea è di creare una colonia sostenibile da almeno 1 milione di terrestri intorno al 2060. Il Nobel per la materia esotica. L'Accademia Reale Svedese ha assegnato il premio Nobel per la fisica a 3 scienziati. Metà premio è per David Thulet dell'Università of Washington e l'altra metà per Duncan Haldane della Princeton University e Michael Kosterlitz della Brown University. I tre hanno dedicato i loro studi alla cosiddetta materia esotica. Si sono occupati di analizzare quello che succede alla materia quando si passa da un oggetto magnetizzato a un oggetto che non lo è, da un metallo normale a uno superconduttore o, per esempio, da un fluido normale a un superfluido che non ha viscosità. Sono stati loro ad aprire la porta su un mondo sconosciuto, dove la materia può assumere stati strani. Hanno usato metodi matematici avanzati per studiare stati inusuali della materia, come superconduttori, superfluidi o sottili film magnetici, dicono dall'Accademia. Coppia di stelle da record scoperta dalla NASA. Si chiama LMCP3, il sistema binario formato da una stella massiccia e un nucleo stellare collassato individuato dal telescopio Fermi della NASA. La sua particolarità? Le potenti emissioni di raggi gamma. Non era mai stato scoperto prima un sistema così luminoso. Si trova nella nube di Magellano e la sua stella avrebbe tra le 25 e 40 volte la massa del Sole e una temperatura di oltre 33.000 gradi. L'appuntamento con le news finisce qui, vi lasciamo come di consueto al nostro spazio dedicato all'approfondimento. Il 24 agosto del 2016, un terremoto di magnitudo 6.0 della scala Richter ha devastato Amatrice, Accumoli, Arquata del Tronto e una miriade di frazioni poste all'incrocio da Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo. È una zona storicamente sismica attraversata da numerose faglie. Il tempestivo aiuto dello spazio, dai programmi europei di osservazione della Terra ai satelliti giapponesi fino agli strumenti della NASA, ha permesso di tracciare mappe precise e importanti non solo per individuare esattamente dove fosse la faglia che con il suo movimento ha causato il terremoto, ma anche quali sono stati i cambiamenti del territorio dopo il tragico evento sismico. L'ultimo contributo in ordine di tempo è quello del Jet Propulsion Laboratory e del Caltech di Pasadena, che hanno compilato una vera e propria mappa della devastazione di Amatrice. Vediamo tutti i passaggi. Sappiamo che in caso di catastrofe naturale, alluvione, terremoto o frana che sia, le agenzie spaziali di tutto il mondo si attivano per recuperare il maggior numero possibile di dati da mettere a disposizione delle squadre di intervento. Nel caso del terremoto del 24 agosto, le prime a muoversi sono state l'ESA e la giapponese JAXA. L'ESA, attinto alle preziose immagini del sistema satellitare Copernicus a cui l'Italia contribuisce, per diffondere la prima mappa della zona colpita. Nella fattispecie riguardava il comune di Accumoli e segnava in rosso, arancione e giallo le aree a seconda della devastazione subita. A individuare invece quale faglia si fosse mossa il 24 agosto è stato il satellite giapponese ALOS, una faglia nello specifico lunga tra 20 e 25 km e che ha riportato una frattura bilaterale.
oltre ai primi risultati ottenuti dal team CNR-INGV grazie all'uso dei dati radar del satellite giapponese Alos e dei satelliti europei Sentinel-1 di Copernicus, l'analisi si è poi arricchita anche dei risultati ottenuti grazie ai sensori della costellazione italiana Cosmos SkyMed, sviluppata dall'ASI in cooperazione con il Ministero della Difesa. In particolare, sfruttando la tecnica dell'interferometria SAR differenziale, che è basata sul confronto tra immagini radar acquisite prima del sisma ed immagini successive all'evento, è stato possibile rilevare le deformazioni del suolo con un'accuratezza di centimetri. E a questo punto entra in gioco anche la NASA. L'agenzia statunitense si è concentrata sulla zona del comune di Amatrice per definire l'entità dei danni subiti dopo il terremoto del 24 agosto e le scosse successive, basandosi sui cambiamenti del suolo ripresi nelle immagini radar. Anche qui la variazione di colore dal giallo al rosso indica la gravità del danno sul suolo, in maniera comparabile alla mappa di accumuli generata da Copernicus. Le mappe della NASA sono state però create grazie ai satelliti dell'Agenzia Spaziale Italiana appartenenti al programma Cosmos SkyMed, oltre al satellite giapponese Alos. I dati nella banda X di Cosmos SkyMed sono stati forniti dall'ASI per le giornate del 3 luglio e del 20 agosto per il periodo precedente al terremoto e del 28 agosto per il doposisma, mentre le immagini giapponesi sono relative al 9 settembre del 2015, al 27 gennaio e al 24 agosto 2016. Tutti i dati sono stati processati dall'Advanced Rapid Imaging and Analysis del team di CPL e Caltech. Si tratta di un progetto interno della NASA che ha lo scopo di realizzare un sistema automatizzato per fornire dati radar e GPS ai fini di dare una mano alle autorità. Grazie alle immagini dallo spazio, il sistema ARIA, questo è il suo acronimo, può fornire valutazioni sull'entità dell'impatto nella zona del disastro e anche immagini dettagliate del posto. Gli occhi radar permettono infatti di vedere anche attraverso le nubi, sia di giorno che di notte, e di fornire dettagli precisi al centimetro. E non c'è solo questo. La NASA sta collaborando con l'India per la missione NISAR, con cui osservare i cambiamenti di terra e ghiacci in cerca di una migliore comprensione dei movimenti del nostro pianeta. L'Italia sta invece collaborando con la Cina, che è un paese spesso colpito da terremoti, come il nostro, a un progetto satellitare che ha l'obiettivo di capire se esistano fenomeni osservabili dallo spazio collegati con i terremoti. La missione si chiama CSS e partirà nell'estate del 2017.